Buonasera e bentrovati ad una nuova edizione del telegiornale di Rieti Life. Tutta l'informazione di Rieti e Provincia su rietilife.com, Facebook ed Instagram. Un incidente stradale in pieno centro a Monteleone Sabino è costato ad una donna quarantenne del posto la denuncia per guida in stato di ebbrezza ed il ritiro della patente di guida ad opera dei carabinieri di Poggio San Lorenzo. I fatti risalgono a pochi giorni fa, quando i militari sono intervenuti in seguito all'incidente causato dalla donna, per fortuna senza gravi conseguenze per le persone coinvolte, che al test dell'etilometro è risultata avere un tasso alcolemico di 3 volte superiore ai limiti consentiti dalla legge. Sono previsti per domani 21 marzo presidi in tutte le province del Lazio da parte dei sindacati di polizia penitenziaria in seguito allo stato di agitazione indetto lo scorso 5 marzo. Dalle 9.30 alle 13 la protesta campeggerà davanti alla prefettura di Rieti per ribadire ancora una volta le criticità più volte espresse dai lavoratori. Carenza di personale e rafforzamento delle misure di sicurezza per gli agenti impiegati nei penitenziari alla base della protesta di domani. Questa mattina alle 4 l'equinozio ha dato ufficialmente avvio alla primavera, un inizio rispettato anche nelle temperature registrate, superiori alla media del periodo anche di 5 o 6 gradi. Weekend all'insegna del tempo instabile, con cielo parzialmente nuvoloso, ma con temperature che toccheranno anche i 20 gradi nelle ore centrali della giornata. E ieri sera, durante Basket Life, il patron della Real Sebastiani, Roberto Pietropaoli, è intervenuto sui temi caldi della società e della squadra, a cominciare dalla questione italiano. Pietropaoli si è detto arrabbiato e deluso dal comportamento tenuto dal giocatore e pronto a valutare eventuali tagli nei prossimi giorni. Ma si è parlato anche di futuro imminente, quello dei play-off, che Pietropaoli conta di giocare da protagonista, oltre che dei rinnovi e delle trattative in corso per la prossima stagione. All'indomani dell'assegnazione dell'Aquila a Capitale della Cultura 2026, l'assessore alla cultura Letizia Rosati è tornata negli studi di Rieti Life, ospite di Mezz'ora in Comune, per parlare del ruolo centrale che anche Rieti avrà in supporto al capoluogo abruzzese. Nuove sfide per il comune con l'università in forte ascesa, ma anche gli incoraggianti numeri della stagione teatrale e del caffè letterario. Tutta la puntata su rietilife.com e sulla nostra pagina Facebook. Ed era questa l'ultima notizia di questa edizione del telegiornale di Rieti Life, che torna domani alle 20.45 su rietilife.com, Facebook ed Instagram. Buona serata!